con Marcellino Bragagnolo, presidente della fiera degli Osei di Anone Veneto. Purtroppo oggi la giornata ha rovinato la festa. Ah, un suo pensiero così triste. No, beh, la giornata, vabbè, ok, la pioggia, sai, il tempo non si comanda e quindi inutile star qua a rimuginare o a fare. La fiera di Osei va avanti lo stesso, va avanti tutto il giorno uguale, siamo qua, quindi guarda, andiamo avanti, non voglio neanche pensarci, abbiamo lavorato un mese per portarla qua, oggi facciamo quello che possiamo, la popolazione ci darà una mano magari, sarà bellissimo, io penso di sì, perché quindi penso che il paese risponda veramente a questa cosa qua, perché è una cosa sentita. L'unica cosa che devo dire è un grande grazie ai collaboratori, alle ragazze che stanno lavorando anche sotto la pioggia. Ecco, è stato fatto un grandissimo lavoro perché l'abbiamo seguito già da molto tempo, è un peccato proprio. Sì, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, forse qualcosa in più. Abbiamo anche lavorato sulla sicurezza, che quindi oggi vedo che la sicurezza anche sotto la pioggia è anche qualcosa, abbiamo visto che è giusto che ci sia, troppa è troppa comunque, perché ci è voluto un mese solo che per la sicurezza, per tutte le cose, per quello che andava da fare. Adesso, ormai, siamo arrivati qua, indietro non si torna. Andiamo avanti, siamo qua fino a stasera. Al prossimo anno allora? Ma il prossimo anno io spero che sia una giornata come tanti altri anni. Noi, la Fiera di Osei, dopo oggi, la Fiera di Osei vedrà il da farsi, vedrà come è andata e come si può anche riparare la copertina, che sicuro oggi la copertina è corta.